Ben ritrovati alle Fonti Closing Bell, siamo in compagnia di Sante Pellegrino, buon pomeriggio e ben ritrovato. Buon pomeriggio a te Alexandra, ben ritrovati a tutti gli amici trader. Ora con l'aiuto della regia vediamo nuovamente i conti di JP Morgan e soprattutto Goldman Sachs perché sono conti da record e naturalmente ti chiedo un commento se è una cosa che ti aspettavi perché tantissime persone erano preoccupate, soprattutto paure legate a tutto ciò che è accaduto con Archegos. Allora, onestamente, mi aspettavo, però non voglio fare il mago, risultati record. Ma perché? Perché in buona sostanza i mercati americani, a differenza dei mercati europei, continuano a segnare nuovi massimi storici e quindi stiamo ricalcando quello che sempre succede quando c'è un bull market. Ovviamente, però, da parte di queste due banche c'è stato un record, quindi un superamento di alcune attese. E lì onestamente non mi aspettavo così, in maniera così strabiliante questi risultati. Però c'è a tutto una spiegazione, cioè quello che ora effettivamente le banche d'affari che hanno fatto finanza in questi anni stanno incassando gli ottimi risultati del mercato azionario. E quindi quella liquidità che era in eccesso sui mercati viene portata in casa, viene messa in cassa. E questa liquidità verrà utilizzata nel prossimo futuro per impiegarla direttamente nel mercato del credito, perché superata la fase Covid, quindi la fase pandemia e i vari lockdown nel mondo, bisognerà appunto foraggiare le aziende per far recuperare subito il tempo perso durante questa pa grave pandemia che ci tiene un po' fermi, un po' bloccati. Quindi questa liquidità record sicuramente è da, come dire, da accomunare al fatto che ci sono stati appunto dei forti massimi sui mercati azionari e le banche JP Morgan e Goldman Sachs comunque partecipano attivamente alla vita del mercato di Wall Street. Ecco, quindi tu sei, come dire, positivo per quanto riguarda il comparto bancario sia negli Stati Uniti, naturalmente difficilmente paragonabile a quello italiano, però vedremo nelle prossime settimane, è più corretto dire anche i conti delle banche italiane. Come sei posizionato? Hai delle posizioni aperte per quanto riguarda le banche? Escludo Bank of America, che so bene che è il tuo titolo preferito. Ho posizioni aperte, qualche posizione in opzione su Bank of America, dove comunque sono rialzista perché è una banca tradizionale, e ho posizioni aperte ovviamente su quella che è la banca d'eccellenza italiana, Banca Intesa, che tra l'altro è la banca che fa più contratti in opzioni rispetto a tutto il mercato delle opzioni italiano. In questo momento abbiamo quasi 1,5 milioni di open interest sul derivato di Banca Intesa, quindi sul derivato delle opzioni. Quindi questo per far intendere che è una banca molto curata dagli investitori istituzionali. Sicuramente dici bene Alexandra, ci sono due strade parallele, una che va in una direzione e l'altra nella direzione opposta. Le banche americane sono abituate a fare venture capital, a fare stock picking, quindi a fare tutta un'attività che è completamente diversa dalle banche italiane o le banche europee, tranne le banche inglesi che comunque nascono fondamentalmente da quelli che sono anche le banche americane. Quindi c'è effettivamente una doppia corsia, le banche europee, in particolare le banche italiane, non hanno la stessa capacità di attività imprenditoriale, creditizia, finanziaria, assicurativa che invece in America c'è. Le banche americane, pur rischiando molto, sono sempre intraprendenti a differenza di tutte le banche europee, in particolare quelle italiane. Ci sono pochi esempi in Italia di banche d'élite, banche che sanno fare un po' la banca come la si fa in America, però in questo momento in Italia abbiamo una gravità di non una gravità, oddio, abbiamo un settore impallato, fermo. Abbiamo delle banche italiane che non riescono ad andare oltre gli utili consolidati negli anni e quindi sono in vendita addirittura. Abbiamo invece delle banche solide che si permettono di fare aggregazioni con i giusti interessi. E abbiamo invece delle banche che purtroppo o si aggregano oppure sono costrette a riportare a Banca d'Italia la licenza bancaria. Quindi questa è la situazione italiana, situazione americana completamente diversa. Le banche americane, come dicevo, sono pronte sempre ad intervenire o sul mercato azionario, finanziario o sul mercato creditizio, impiegatizio. Quindi
Parliamo di due mondi opposti, nel vero senso della parola. Ecco, poi abbiamo visto comunque questa accelerazione incredibile di Goldman Sachs più 5%, attualmente anche Wells Fargo quasi 5%. E vorrei ribadire il fatto che Goldman Sachs in particolar modo ha guadagnato proprio delle attività di trading, sia a livello di investment banking, sia a livello di trading proprio, è vero. E come hai ben detto, stock picking, quindi questo è un punto piuttosto importante, incredibile l'accelerazione del comparto bancario proprio in questi ultimi istanti. Solo JP Morgan è attualmente in difficoltà, poco sotto la parità. Abbiamo visto anche nuovi massimi storici per i listini americani. Sante, che cos'è che come dire, causa questo ottimismo, forse a questo punto un po' esagerato? Allora, sicuramente c'è un ottimismo particolare, nel senso che alcuni indici sono orientati a segnare nuovi massimi e devono segnare nuovi massimi perché necessariamente c'è un movimento in atto da diversi mesi, da settembre-ottobre dell'anno scorso, che questo movimento di cambio di portafogli è in corso. Questo movimento partito da settembre-ottobre lo si nota dal fatto che da settembre-ottobre dell'anno scorso i decennali americani hanno intrapreso la strada della salita e al contrario il Nasdaq viene distribuito. Va detto, per essere precisi, che il Nasdaq, anche se è una borsa regolamentata, è il mercato over the counter più grande del mondo. Questo non so se molti lo sanno, ma è una peculiarità del mercato Nasdaq molto importante perché sul Nasdaq atterrano tanti mercati. E quindi c'è molta possibilità di fare arbitraggi. Quindi è più complicato il rollover di portafoglio proprio sul Nasdaq. Ovviamente sul Nasdaq abbiamo anche tanti titoli value, cioè titoli dove gli investitori credono nella riuscita dell'intrapresa. Ed ecco perché ci sono anche delle volatilità più alte. Ma il vero indice, quello che deve essere riferimento per l'America, è il Dow Jones, cioè l'indice storico, che ha invece dei titoli growth, dei titoli che danno rendimento anche in periodi particolari. Ed è il caso dei titoli, chiamiamoli da vecchietto, insomma, tutti quei titoli che hanno una old economy o una old mentality. Quindi sono titoli che, a differenza dei titoli del Nasdaq, puntano a creare lavoro, puntano a creare redditività, a creare stabilità economica sociale. Questo la dice lunga sul fatto Sì. che appunto i decennali americani salgono, il Nasdaq ha un po' tentennato prima di ritornare a segnare nuovamente i massimi storici a 14.000 punti, ma già oggi torna indietro, mentre il Dow Jones continua a segnare nuovi record. Intanto ti chiedo un velocissimo commento, Sante, per quanto riguarda la seduta, europea, in particolar modo il FTSE MIB che rimane sotto la parità. Invece, come vedi, il proseguimento di questa settimana? Rimangono giovedì e venerdì a livello di mercati europei? Allora, sicuramente l'Europa soffrirà un po' di più rispetto all'America per i motivi che ho detto. Non c'è ancora un accordo e non si è ancora, come dire, dato il via a una massiccia, azione per contrastare il Covid. L'Inghilterra ha fatto lockdown, ma poi ne è uscito subito, hanno festeggiato addirittura, per le strade, questa settimana. Invece c'è ancora, come dire, ci sono ancora dei punti interrogativi in alcune nazioni, tra l'altro le nazioni più importanti per l'Europa. Guardiamo la Francia, guardiamo l'Inghilterra, ma guardiamo l'Italia stessa. Quindi fino a quando questa situazione legata alla salute non viene sbrogliata e le aziende purtroppo fanno fatica a decollare perché il mercato del dettaglio, quindi il commercio spicciolo, quindi i consumi, purtroppo sono in stallo. Quindi se non usciamo da questa situazione sarà difficile recuperare ed è per questo che per l'Italia, oltre a queste difficoltà, ci sarà purtroppo un po' di lateralità ribassista, anche perché viene in questo periodo come dire, la distribuzione dei dividendi e quindi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, proprio i titoli più capitalizzati inizieranno a distribuire dei dividendi corposi che per peculiarità, per caratteristica, vengono comunque scontati sull'indice. Faccio un esempio: Banca Generali staccherà un dividendo record a 3,30 euro e quindi il titolo sconterà questi 3,30 euro, quindi aprirà in gap down, cioè
Ci sono tanti titoli che staccheranno sopra l'euro, quasi 25 titoli sul listino italiano. E quindi questo si farà sentire pesantemente sul listino che dovrà tornare indietro. Ma occhio perché mentre i decennali americani salgono Sì. e per calmierare la salita dei decennali americani l'inflazione corre, in Italia invece i BTP a lungo termine scendono e senza sosta. Quindi un segnale un po' particolare. Bisogna prestare attenzione, ecco, sull'azionario. Grazie mille, Sante Pellegrino, CEO SantePTrader.com, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento. Grazie a voi, un saluto a tutti.